Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca. Ragazzi, oggi parliamo di una casa che non avevo mai e poi mai pensato di trattare qui sul mio canale YouTube, ovvero Xiaomi, una casa totalmente cinese ma che crea dei prodotti wow, che sono veramente spettacolari, mi piacciono tantissimo. Oggi li andiamo a vedere uno in particolare nel dettaglio, ovvero quello che per me è il dispositivo più bello che abbiano mai creato. Parliamo di Xiaomi Mi Mix 2 subito dopo la sigla. Devo spiegarvi il perché ho scelto il Mi Mix 2S e non il Mi Mix 3. Beh, sono due i motivi. Primo, odio gli slider. Da quando creano gli telefoni, smartphone, ho sempre odiato quella categoria di prodotti e quindi non voglio assolutamente prendere un prodotto che non mi piace e magari farne una recensione influenzato dal fatto che odio gli slider. Seconda cosa, non era ancora disponibile quando ho acquistato il Mi Mix 2S e quindi ho deciso di abbandonare il Mi Mix 3 e portarvi quello che per me è il prodotto più bello che abbiano mai realizzato. Parlo anche di Francesco Sneolin che crea dei video del davvero Xiaomi, boom, super di testa, ragazzi che sono veramente spettacolari. Andateveli a vedere, vi lascio il link qui sotto in descrizione, non ve li perdete perché è una serie incredibile. Prima di tutto voglio parlarvi del packaging. Packaging che ragazzi, mi sono sentito coccolatissimo, è incredibile! A parte per un piccolo dettaglio, ma di cui ne parleremo dopo, è veramente un packaging incredibile. Andiamolo a vedere in questo fantastico unboxing! Avete visto che unboxing strepitoso vi fa rimanere veramente fuori di testa? Mi sono sentito super coccolato da questa azienda e quindi sicuramente andrò ad acquistare altri prodotti e ve li porterò qui sul canale perché solo il fare l'unboxing è qualcosa di incredibile. All'interno della confezione abbiamo addirittura questa bellissima frase che ci dà direttamente il proprietario di Xiaomi, ragazzi. Questo cartoncino ci fa rendere conto di quanto l'azienda cura nel dettaglio questi prodotti. Unica piccola cosa che mi ha fatto storcere leggermente il naso è che all'interno della confezione abbiamo questo bellissimo adattatore per andarci a collegare delle cuffie, che in questo caso è un microfono, e non abbiamo le cuffie. Dov'è la logica di questa cosa? Non lo so, ma io utilizzo le mie classiche AirPods Bluetooth tramite questo dispositivo, quindi non mi creo più di tanto questo problema. Cosa molto molto comoda è che ha lasciato all'interno questo adattatore per un jack 3,5 USB-C, molto molto comodo. Come avrete potuto notare sicuramente dalle clip che vi ho mostrato poco fa, ragazzi, questo dispositivo è costruito veramente una meraviglia. Il display è un OLED, ma di questo ne parleremo più nel dettaglio nella recensione completa. Voglio però dirvi che i materiali sono veramente pregiati e stupendi. Alle spalle abbiamo un vetro ceramica che è veramente fatto molto molto bene, mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo ricarica wireless, abbiamo migliaia di cose, ma non voglio spoilerarvi più altro perché voglio parlarvene in un video dedicato fatto ad hoc, come se fosse una recensione, ma più nel particolare. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi raccomando, se è così stato, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.